Nella mattinata di venerdì 21 febbraio, i bambini e i ragazzi delle scuole di Volpiano hanno detto il loro no alla plastica. 1200 studenti hanno sfilato per le vie del paese, raggiungendo il municipio per gettare le bottigliette di plastica e ricevere una borraccia per l'acqua donata dall'amministrazione comunale. Ad attenderli davanti al palazzo comunale il vice sindaco Andrea Cisotto con delega all'ambiente. Poter cambiare vuol dire anche cambiare le nostre abitudini. Perciò voi, che siete il nostro futuro, anche il vostro futuro, dovete iniziare a sgridare gli adulti per anche i loro atteggiamenti. In casa, a volte, se vedete papà e mamma che non differenziano bene, ricordatevi, mamma, mamma, papà, guarda che c'è il vetro, la carta, la plastica. Stefania Prazzoli, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Volpiano, ha rimarcato che questo è un passo importante nella direzione di riciclare e rispettare l'ambiente. Perché oggi il Comune fa un dono a tutti i bambini delle scuole di Volpiano. Voi avete portato una bottiglia di plastica, in cambio riceverete, non in questo momento, ma a scuola perché era troppo complicato, una borraccia. Che è un dono importante perché è un primo passo che la scuola fa nel senso di riciclare, di rispettare l'ambiente. Quel mondo che avete sulle magliette è nelle vostre mani, voi siete la generazione del futuro, noi ormai alcune cose le impariamo più a fatica, siete voi che dovete proprio aiutarci e insegnarci quello che dobbiamo fare per salvare questo pianeta, perché rimanga nelle vostre mani, nelle mani dei vostri figli. Riciclare, rifare, non sprecare, ricordi.